È partita dalle indagini su una rapina a mano armata messa a segno agosto a Pescia a danno della farmacia Morganti di Ponte all'Abate e su un furto a settembre, sempre a Pescia Ristorante La Corte, l'operazione della squadra mobile della Questura di Pistoia che ha portato a identificare i componenti di una banda che razziava auto e moto in esercizi commerciali della Val di Nievole. Per questa operazione, coordinata dal sostituto procuratore Claudio Currelli, sono state eseguite due misure di custodia cautelare in carcere e tre domiciliari, mentre un altro componente, il gruppo, il sesto, è ricercato. Gruppo composto da quattro uomini e due donne di etnia rom e sinti, residenti nei comuni di Buggiano, Pontebuggianese e Chiesina Uzzanese. Una banda che operava in Val di Nievole ed era molto attiva, aveva già messo a segno diversi colpi ed era già da quest'estate che la squadra mobile era sulle loro tracce, anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche ambientali, più pedinamenti le indagini che vengono fatte con l'ausilio anche di testimoni, e siamo riusciti a risalire a questi componenti della banda. Nell'operazione della squadra mobile, condotta con l'ausilio di un elicottero dell'ottavo reparto di volo di Firenze, sono state eseguite 12 perquisizioni, nel corso delle quali, oltre a orologi Rolex e monili in oro, la polizia ha sequestrato un ingente quantitativo di banconote facsimili da 500 euro. Questo tipo di denaro contraffatto in questo modo in genere viene utilizzato per portare a termine delle truffe anche di una certa entità, che funzionano in questo modo: si fa una trattativa per acquistare un bene di un certo valore, in genere delle macchine di grossa cilindrata, poi all'appuntamento ci si presenta con una certa somma di denaro vero che viene consegnato come anticipo e si fa vedere, chiuso in una busta celofanata, il rimanente che sono quelle banconote contraffatte che abbiamo visto. Una volta poi concluso l'atto dal notaio di compravendita, si dà la mazzetta falsa, adducendo una motivazione per dover scappare, che sta arrivando la polizia oppure che è stato visto qualcuno di particolare, e per quando poi il soggetto interessato, il malcapitato, si rende conto di quello che sta accadendo, ormai i truffatori sono già abbastanza lontani e ormai l'atto è stato sottoscritto e diventa difficilissimo poi a quel punto ricostruire la cosa e dimostrare di non aver avuto un pagamento. E molte volte è proprio la vergogna, anche da parte di chi si è lasciato coinvolgere in questa truffa, che impedisce addirittura la denuncia, e poi la situazione finisce così. A dare il via alla brillante operazione della polizia di Pistoia, il particolare di una moto Suzuki V-Strom grigia usata per la rapina alla farmacia e il furto al ristorante di Pescia, mezzo che era stato precedentemente rubato nella ricostruzione degli investigatori, appunto dal gruppo adesso bloccato. Firmare l'atto.